Mentre suoni, ti sei accorto anche tu di aver accumulato nel tempo delle cattive abitudini che proprio non riesci a disfartene? Rimani con me perché in questo video ti farò vedere tre passi per cambiare le tue cattive abitudini quando suoni. Ciao caro collega, oggi voglio parlarti di buone e cattive abitudini legate al suonare la batteria. In un post di qualche tempo fa, intitolato Stay Creative, ti avevo accennato il fatto che il nostro cervello può essere considerato come un potentissimo computer che ha bisogno ovviamente di buoni software. Considera le abitudini come dei software che quando vengono lanciati eseguono una serie di istruzioni. Ma cosa sono le abitudini? Le abitudini sono azioni che noi compiamo quotidianamente senza nemmeno pensarci, cioè è la nostra parte subconscia del cervello che guida queste azioni senza che la parte conscia ne sia consapevole. Come abbiamo acquisito queste abitudini? Le abbiamo acquisite attraverso la ripetizione, cioè se tutti i giorni tu ti lavi i denti, a un certo punto, dopo n giorni, non ci penserai più che devi lavarti i denti. Per esempio la mattina, 2 volte al giorno, e lo fai automaticamente. Ecco, quella è un'abitudine. Oppure, non lo so, toccarti una parte del corpo quando parli, oppure fare dei movimenti particolari quando cammini, il nostro modo di camminare, il nostro modo di correre, quelle sono tutte abitudini che abbiamo acquisito, magari durante l'infanzia, e che con il tempo e la ripetizione facciamo senza rendercene in realtà conto. Ti è mai capitato di guidare la macchina e pensare ad altro e a un certo punto ti accorgi che hai guidato per 50 km e non ti ricordi nemmeno che strada hai fatto perché stavi pensando ad altro, ma non sei andato a sbattere perché praticamente l'abitudine di guidare è diventata così radicata in te che riesci a farlo, cambiare le marce, frenare, arrivare a un incrocio, sorpassare, insomma, compiere quelle azioni in maniera non consapevole, le fai per abitudine e nel frattempo pensi ad altro. Ecco, questa è un'abitudine e questo è un software che praticamente viene lanciato ed eseguito in maniera automatica dalla tua parte subconscia della mente. Quindi la parte conscia della mente non è consapevole di quello che stai facendo, perché la nostra fortuna è che abbiamo questi due cervelli, uno automatico, la parte subconscia, e uno invece consapevole che pensa prima di fare. Ma andiamo avanti. Alcuni di questi pseudo software che la nostra mente utilizza possono essere molto efficaci ed altri invece esserlo molto meno. Quindi, tornando alla metafora cervello computer, se riscontri le difficoltà su cose che già conosci, forse potrebbe essere il caso di sostituire questo software che ti rendi conto che non sta funzionando bene con un altro software prodotto da un'altra azienda, metaforicamente. Se invece ci sono cose che proprio non riesci a fare, allora significa che non hai ancora installato i programmi adatti a farlo. In questo caso devi trovare un modo per procurarteli. Vedi, io credo che i grandi musicisti abbiano una grande caratteristica in comune, la capacità di cercare e trovare la soluzione ai problemi che incontrano e continueranno ad incontrare durante il loro cammino di crescita. E secondo me hanno anche questa grande qualità, che si chiama flessibilità, cioè cambiano strada ogni volta che capiscono che quella intrapresa non è quella giusta. In pratica non si arrendono fino a quando non raggiungono l'obiettivo che si erano posti, riuscendo a gestire la frustrazione derivante da questi momentanei insuccessi. Ecco, se vuoi migliorare il tuo drumming, dovresti fare proprio come loro. Ed eccoti qualche suggerimento per cominciare a lavorarci su. Individua i tuoi problemi in queste 5 aree. 1. Tecnica. 2. Groove. 3. Fraseggio, 4. Conoscenza stilistica, 5. Lettura della partitura. Adesso prendi carta e penna e scrivi i tuoi problemi relativi a ognuna di queste 5 aree che ti ho appena elencato. Sposta la tua attenzione dal problema alla soluzione. Se credi di non essere in grado di costruirti questo percorso per cercare le soluzioni ai tuoi problemi nelle 5 aree da solo, ti invito a spedirmi le risposte via mail e poi prenota cliccando qui sotto una call gratuita con me. Sarà semplicemente una chiacchierata fra amici e colleghi, durante la quale ti aiuterò a settare una strategia su misura per te. Adesso cominciamo a vedere un modo per sostituire le cattive abitudini. Se suoni già da autodidatta o hai frequentato un corso, ma non sei ancora soddisfatto dei tuoi risultati, potrebbe proprio essere il caso che tu abbia dei problemi su una o più delle 5 aree di cui abbiamo parlato pochi secondi fa. Potrebbe dipendere, anzi, quasi sicuramente nella maggioranza dei casi è così, che tu hai
acquisito delle cattive abitudini che hai interiorizzato senza rendertene conto. Se vuoi migliorare, devi individuare e sostituire quelle cattive abitudini con delle buone abitudini. Attenzione però a non cadere nella trappola di credere che tu possa farlo contemporaneamente su più aree dove hai constatato di avere delle lacune. La neuroscienza ci dice che riuscire a cambiarne già 3 in un anno è un grande successo. In più, questi studi ci dicono che per trasformare un comportamento in abitudine ci vuole una ripetizione quotidiana lunga, mediamente, dai 28 ai 66 giorni. Quotidianamente. Comincia con scegliere 3 di queste cattive abitudini che per te è prioritario cambiare. Se non riesci ad individuarle, ti ripeto, clicca qui sotto, prenota una call gratuita con me e io sarò felice di aiutarti ad individuarle. Così almeno capirai da dove partire. Per cortesia, cerca di essere specifico e non generico su questi 3 focus. Per esempio, se dici che hai problemi di tecnica, è troppo generico perché la tecnica ha 1000 sottoargomenti. Prova invece a definire un tuo punto debole specifico, che potrebbe essere per esempio l'incapacità di ottenere il suono del rullo perché non hai velocità nelle mani, oppure l'inefficienza dei tuoi arti inferiori, oppure la scarsa padronanza della coordinazione in uno stile come potrebbe essere il jazz o il latin, oppure credi di avere poca potenza o di non essere capace di leggere a prima vista una partitura. In questo modo potrai focalizzarti su 3 argomenti specifici a cui dedicare il tempo necessario per lavorare sulla sostituzione delle cattive abitudini con delle nuove buone abitudini. Per esempio, ti suggerisco di usare il mio sistema, quello che trovi all'interno di thedrumbooster.com. Ci sono dei pacchetti relativi alla tecnica che hanno uno schema di tempo determinato per il raggiungimento di un obiettivo. Questo tempo determinato è racchiuso entro 12 lezioni settimanali, quindi sono 12 settimane, quindi hai una scadenza. E in più ognuno di essi è specifico per un argomento particolare della tecnica delle mani o dei piedi. Quindi se ti ci applichi con disciplina e costanza, riuscirai a rimuovere il problema e a cominciare a ricondizionare le tue abitudini, magari potenziandole anche. Dedica allora 9 mesi a questi 3 problemi che fino ad ora hanno impedito la crescita del livello del tuo drumming. In conclusione, se vuoi eliminare delle cattive abitudini, scegline 3 su cui vuoi concentrare la tua attenzione nei prossimi 9 mesi e comincia ad affrontare subito il percorso di cambiamento. Anche qui, se non riesci ad essere proprio specifico su questi 3 focus, non preoccuparti, non è grave. Se vuoi il mio aiuto, ti basterà cliccare sul link qui sotto che ti porterà al questionario da compilare con le 5 aree di cui ti ho parlato prima e troverai anche il link che ti porterà al calendario dove poter prenotare una call gratuita con me e così potremo cominciare a lavorarci insieme. Sentiti libero di aggiungere nell'area commenti sotto al video qualsiasi domanda o perplessità, dubbio che hai, così magari potrò anche risponderti al commento che tu metterai qui sotto e poi ci vedremo in video call attraverso Skype, Messenger, Zoom, quello che preferisci tu. Se sei consapevole di avere cattive abitudini quando suoni la batteria e hai deciso di volerle cambiare, questo potrebbe essere un buon modo. Per cui prima di salutarti ti invito ancora una volta ad approfittare di questa grande opportunità che ti sto offrendo gratuitamente. Usa il questionario e usa il calendario per prenotare una call gratuita con me. Sarò felicissimo di aiutarti, ok? Ci vediamo in video call. Ciao!